Okay, we are here this week to think together about how new scholarship on Paul's letters can help us in our lives as Christ followers in the 21st century. Siamo qui questa settimana per cercare di capire come gli studi nuovi sulla nuova prospettiva di Paolo possono aiutarci a noi oggi ad essere cristiani del XXI secolo, seguaci del XXI secolo. Often scholars pay more attention to talking to each other. Spesso gli studiosi del Nuovo Testamento prestano più attenzione alle discussioni l'uno con l'altro che non invece come i loro studi possono avere un impatto importante sulla nostra vita oggi. Uno dei motivi per cui sono stato così contento di essere invitato da Valerio per venire qui da voi. Because he told me that you were interested to know what scholarship could do to help you. E perché mi ha detto che voi siete interessati a capire in che modo lo studio del Nuovo Testamento può aiutarvi oggi. Not just to keep intellectual scholars interested and busy. Non solo per tenere gli studiosi intellettuali impegnati e occupati. Yesterday we saw how the so-called new perspective on Paul and the Jewish law could help us. Ieri abbiamo visto come la nuova prospettiva su Paolo e sulla legge può aiutarci. First of all, to understand more deeply God's grace for both Jews and Christians. Prima di tutto per comprendere in modo approfondito la realtà della grazia sia per i giudei che per i cristiani. Also, we heard more about Paul's exhortations about how Christians treat each other. Abbiamo anche parlato delle esortazioni di Paolo ai cristiani nel modo in cui si trattano l'un l'altro. Not just fide, non solo fede, fide and amore, ma fede e amore. We learned more about how the living God is seeking every day, every hour, to increase the salvation God is working in us. Abbiamo anche visto come ogni giorno il Dio vivente ricerca di portare avanti la salvezza nella vita di tutti i giorni, in noi. And this is to be revealed in our behavior. E questo deve rivelarsi nel nostro comportamento. Sometimes Christians that I know act as if Jesus taught his people to pray, "Take me to heaven when I die." Can you repeat that one more time? Sure. Sometimes Christians that I know act as if Jesus taught us the prayer, "Take me to heaven when I die." A volte i cristiani che conosco agiscono, si comportano come se la preghiera di Gesù fosse portami in cielo. The last I read the Gospel of Matthew, he said that we should pray that heaven should come here. Mentre invece, da quello che mi risulta, l'ultima volta che ho letto il Vangelo di Matteo ci dice che dovremmo pregare che il paradiso venga qui, in terra. Now. Ora. This evening, I want to help us see how Paul can help us deal with the changing circumstances of our lives. Questa sera vorrei vedere insieme a voi in che modo Paolo può aiutarci ad affrontare le situazioni cambianti della nostra vita, le situazioni che cambiano in continuazione. But can he help? Ci può aiutare? Many scholars have said no. Molti studiosi hanno detto di no, che lui non ci può aiutare. They claim that Paul expected the end of the Roman Empire, the Roman world, in his own lifetime, and as such had no interest in social changes. Molti di loro hanno affermato che Paolo si aspettava che la fine dell'impero romano accadesse durante la sua stessa vita e quindi di conseguenza che questa cosa non sarebbe mai potuta accadere. So that anyone who was concerned about his social condition was just expressing sinful human ambition. Perciò tutti coloro che erano preoccupati riguardo alla loro condizione sociale in realtà non facevano altro che esprimere un atteggiamento peccaminoso riguardo al loro stato. For some scholars this seemed to be such a humble, pious point of view. Per alcuni studiosi questo sembrava un atteggiamento, un punto di vista molto umile e pio. That when you read their books they say that even if a Christian who was enslaved had a chance to go free, he should stay a slave. E leggendo alcuni dei loro libri si ha l'impressione che la loro idea era che anche se alcuni cristiani che erano schiavi avevano la possibilità di diventare liberi, in realtà no,
dovevano rimanere nel loro stato di schiavi. And when I have read those scholars, I have sometimes thought. E quando ho letto il materiale di questi studiosi, alcune volte ho pensato. That if they thought being someone's slave was such a fine way to learn humility. Said the first time again. Yeah. That when I read some of these scholars, my thought has been that if they thought that being a slave was such a fine way. Ho pensato che se loro pensavano che essere schiavi era un modo ideale di vita, to learn humility, per imparare l'umiltà, they should sell themselves as a slave. Allora si dovevano andare a vendere come schiavi. They've never done it. Non l'hanno mai fatto. So it's very nice to give somebody else advice. Quindi è sempre molto bello ricevere consigli dagli altri. About how they should learn humility. Riguardo come loro dovrebbero imparare riguardo all'umiltà. Let's even look at the at number two on the handout. Dovreste avere con voi l'abstract, il foglio dal titolo Paolo non era un social conservatore, e vediamo insieme il punto numero due. Go ahead, read it. E lo leggo io per tutti. Queste cattive traduzioni hanno portato la maggioranza dei lettori di Primo Corinzi a concludere che Paolo abbia categoricamente chiuso le porte a qualsiasi possibile cambiamento nello status quo dei suoi convertiti, inclusi coloro che erano in schiavitù. È stato pertanto affermato da molti commentatori che Paolo abbia quindi dato ad un tale conservatorismo sociale estremo un mandato ed una benedizione divina. And this point of view was especially convenient during the period of the Middle Ages, when the upper classes wanted the lower classes to understand that they should stay in their place. Questo punto di vista andava molto in voga durante il Medioevo, dove le classi sociali più alte volevano imporre alle classi sociali più basse e insegnare loro che dovevano rimanere nel loro stato in cui si trovavano. But someone says, well, what about Galatians 3:28? Allora qualcuno potrebbe chiedere, quindi in questa prospettiva dove ricade Galati 3:28? As some have read it, did it have any social consequences? Do you have a Bible? Aveva per nulla conseguenze di natura sociale? So read it for us, please. Leggiamo insieme Galati 3:28. You can do 27 and 28. Galati 3:27-28. Tomorrow night we're going to have you read aloud. We need to have a portable microphone. Domani sera avremo un microfono portatile, così che voi potrete leggere per noi i passi. Galati 3:27-28, leggo dalla versione della Nuova Riveduta. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. One more time. Leggiamolo ancora. Yeah. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete stati uno in Cristo Gesù. But did this have any social consequences? Questo passo ha avuto delle conseguenze sociali? What difference does this make on Monday morning? Qual è la differenza che ci porterà a vivere il lunedì mattina? In the medieval church, they said it had none. Nella chiesa medievale si pensava che questo passo non aveva nessuna conseguenza sociale. Oh yes, it had some. Oh sì, ce n'aveva alcune. In presenza di Dio. Nella presenza di Dio solamente. Only in the presence of God. Solo nella presenza di Dio. But I'm here to assert that Paul meant it coram hominibus. He meant it among human beings. Sono qui invece per asserire che il significato, l'intenzione di Paolo era che questo passo avesse un'implicazione notevole tra gli esseri umani. Now tomorrow night we'll be dealing with those who say that Paul can't help us. Domani sera parleremo e affronteremo tutte le questioni legate a coloro che dicono che Paolo in realtà non ci può essere di nessun aiuto. Because they claim that Paul was a machismos. Perché affermano che Paolo altro non era che un maschilista. Yeah. And they say that because of the way in which some people have taken Paul's words out of context.
Lo affermano basandosi su alcuni passi di Paolo che loro hanno interpretato prendendoli fuori dal loro contesto. Ignored all the words he had to say about the subject. Ignorando tutte le altre parole che lui ha usato e scritto riguardo all'argomento. In order to oppress women and to keep them subordinate. Per ottenere il loro scopo, che era quello di subordinare le donne e mantenerle soppresse. And I'm sad to report that there are many evangelical churches in the United States that do exactly that. E sono triste nel dirvi e nel riportarvi che purtroppo ci sono tante chiese evangeliche in America che continuano a farlo ancora oggi. More on that beginning tomorrow. Parleremo più di questo domani. Right now, let's turn to the texts that have to do with Paul and the status quo. Adesso rivolgiamoci e andiamo a vedere i passi di scrittura che hanno a che fare con Paolo e lo status quo. The major word that you're going to become acquainted with tonight is a Greek word that is pronounced klesis. La parola principale con cui avremo a che fare questa sera, che voglio esporre, è una parola greca ed è la parola klesis. Valerio assured me that some people already know that word. Valerio? Yeah. Valerio mi ha assicurato che alcuni di voi già conoscono questa parola. Valerio, excuse me. Klesis. Klesis is a Greek word that means simply calling. Klesis è una parola greca che semplicemente significa chiamata. It can mean invitation. Può significare invito. Or it might even mean if someone said someone could say that my klesis when I was a child was Scotty. It could be a nickname, what I was called. In alcuni casi la parola klesis può essere anche un nomignolo. Ad esempio, per me, quando ero bambino, il mio klesis non era Scott, ma Scotty. I can tell you though, since the age of 12, only 3 people who called me Scotty have lived. Posso dirvi che sin dall'età di 12 anni, tra tutte le persone che mi chiamavano Scotty, solo 3 sono sopravvissute. Oh, come on, smile. What's wrong with you? All right. So, in every place in which Paul uses the word klesis, or the verb is kaleo, klesis is the noun, kaleo is the verb. In ogni posto nelle scritture in cui Paolo usa klesis oppure il verbo kaleo, except 1 Corinthians 7, a parte 1 Corinzi 7, it has been translated correctly in Italian. È stato tradotto in maniera corretta in italiano. So please. Romans 11:29. Andiamo a leggere insieme Romani 11, 29. Vocazioni di Dio. Romani 11, 29. Perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Here, with respect to what I was saying last night, what is being talked about is God's calling of Israel. Qui, riguardo a quello di cui parlavo ieri sera, quello di cui sta parlando è che Dio sta parlando della vocazione, della chiamata di Israele. And part of what Paul is talking about is the mystery in Romans 9 through 11. E parzialmente Paolo sta parlando del mistero, a cominciare dal capitolo 9 fino al capitolo 11 di Romani. Is that the calling of Israel has never been revoked. Ossia che la chiamata, la vocazione di Israele non è stata mai revocata, non è mai stata fermata, non è mai stata finita. Okay, a second place is then is Philippians 3:14. Il secondo posto lo troviamo in Filippesi, al capitolo 3, il versetto 14. Filippesi 3:14. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Okay. The next one is 1 Corinthians 1:26. Ritorniamo ancora in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 26. 1 Corinzi 1:26. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. So far, the Italian is perfetto. Fino a questo punto le traduzioni italiane sono perfette. Let's turn now to 1 Corinthians chapter 7. Adesso andiamo però a 1 Corinzi 7.
I would like for you to read 7:17 through 24. Leggeremo insieme Primo Corinzi 7 dal versetto 17 al versetto 24. And stop after 17 and after 20 and after 24. I'll say something. Go ahead. So 17. Del resto, ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordino in tutte le chiese. Condizioni. Where did that come from? Attenzione. You know, condizioni. Where did that come from? Condizione. Questa parola che abbiamo appena visto. Da dove viene? The word is klesis. La parola è klesis. Who snuck a condition in there? Chi è che l'ha tradotta male e ha messo invece la parola condizione anziché vocazione? Okay, let's read verse 20. Do you want me to read through? Okay, and stop at 20, yeah, please. Continuiamo dal versetto 18. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non faccia sparire la sua circoncisione. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando What? Fu chiamato. Condizione? Di nuovo condizione? Where did you find that? Da dove viene? It's the word is klesis. La parola è klesis. Notice one other thing too. In verse 18 and 19 it says the commandments of God. Notate come anche nei versetti 18 e 19 faccio riferimento ai comandamenti di Dio. In Christ there are still commandments. In Cristo ci sono ancora dei comandamenti. Fide e amore. Fede e amore. Ok, continue. Versetto 21. Sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato nel Signore da schiavo è un affrancato del Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in What? Cui si trovava quando fu chiamato. Che condizioni. Cosa? Condizioni. What is wrong with this Bible? Cosa c'è di sbagliato con questa versione della Bibbia? The word is klesis. La parola nel greco è klesis. So, how did this all get started? Quindi da dov'è che è cominciato questo errore? Turn to number 3. Andate sul vostro foglio, il punto numero 3. Come si è creato questo problema? You want me to read it? Yeah, this is a big mystery story, so we have to become detectives. Questa è una storia molto misteriosa, quindi dobbiamo diventare dei veri e propri detective, investigatori. The first clue comes from Martin Luther. Okay. Il primo indizio ci viene da Martin Lutero. Go ahead. Okay. Come si è creato questo problema? Nel XVI secolo, quando Martin Lutero tradusse Ecclesis in Primo Corinzi 7:20 in tedesco, ha seriamente distorto il significato inteso da Paolo, sostituendo con il termine Beruf, professione, la parola tedesca corretta Ruf, chiamata o invito. Chiunque resti nella professione in cui è stato chiamato. Yeah. Very interesting. Now watch. Okay. Molto interessante. Very soon after his words began the Reformation. Molto subito dopo che le sue parole e le sue predicazioni hanno dato il via alla riforma. Luther, who was a professor of the Old Testament, Lutero, il quale era professore di Antico Testamento, began to translate the Bible for the first time into German. Iniziò a tradurre la Bibbia per la prima volta in tedesco. In 1523. Nel 1523. He began to circulate a Bible that became known as the 1523 September Bible. September Bible. Iniziò a far circolare una Bibbia che divenne conosciuta come la Bibbia del 1523, del settembre del 1523. Yeah, the September Bible. In 1527. Nel 1527. 4 years later. Quattro anni dopo. In his sermons. Nei suoi sermoni. He begins to translate the word with He, in 1523 he was translating it correctly with roof. Nel 1523 aveva tradotto correttamente con la parola roof. And those of you who know German know that's correct. E quelli di voi che conoscono il tedesco sanno che è corretto. 4 years later he begins in his sermons to use a different word.
Quattro anni dopo, nei suoi sermoni, iniziò ad usare una parola diversa. Beruf. Beruf. Which means then your job, your situation. Che significa your job? Yeah, like your che like significa profession, letteralmente your professione, cioè il lavoro che uno fa. Yeah, yeah. And sometimes he even uses the word stunt. In alcuni casi addirittura usa la parola stunt. Which is the German word for social station, stato. Hm? Che è la parola tedesca per stato sociale. Mm-hmm. What has happened between 1523 and 1527? Cosa è accaduto quindi tra il 1523 e il 1527? Anybody? Lo sapete? C'è nessuno che lo sa? Valerio? Did you have any doubts about that? Yeah, no, he's the historian, that's cheating. Ho detto, non, that's cheating, ho chiesto, avevi yeah, dubbi yeah, che lo sapesse Valerio? Ho detto no, perché lui è lo storico in questa stanza. Quindi. The revolt of the peasants. La rivolta dei plebei, dei contadini. Mm-hmm. And that frightened him very much. E questo fu un evento che terrificò, terrorizzò Lutero. For Luther's Reformation to be successful, affinché la riforma di Lutero diventasse di successo, avesse successo, he needed the political support of the princes. Aveva bisogno del sostegno, del supporto dei principi. So even as important as what Martin Luther did, he began to pull back. Nonostante quello che lui fece fu davvero notevole, importante, iniziò a tirarsi indietro. And in 1543, e nel 1543, when the Bible that became the first full German Bible was published, la Bibbia che poi divenne la prima Bibbia ufficiale tedesca ad essere pubblicata, verses 17, 20 and 24, il versetto 17, il versetto 20 e il versetto 24 di Primo Corinzi 7, have the word Beruf. Contenevano la parola Beruf. And every German translation since then has followed that same plan. E ogni traduzione tedesca della Bibbia sin da allora ha seguito lo stesso schema. And the last German translation that is known to me, the most recent one, è la più recente traduzione della Bibbia tedesca che io conosco, called the Zürcher Bibel from Zurich. Chiamata la traduzione di Zurigo. They even take it so far as to say, jeder soll in seinem Ort bleiben. Everyone should stay in their place, addirittura they hanno la situazione è ancora peggiorata perché dicono ognuno dovrebbe rimanere nella propria condizione. So the translation error is even greater. Quindi l'errore di traduzione lì è ancora più grossolano. I have a long article on the whole history of this translation. Ho un articolo molto molto lungo sulla storia di questo errore di traduzione. Will be published in Germany in November. Sarà pubblicato in Germania in novembre. And my scholar friends say there that it will be like a bomb. E i miei amici studiosi del Nuovo Testamento lì mi stanno dicendo che sarà come una vera bomba. Because it's going to explode. What a lot of books say about Paul and all it'll have ramifications. Farà, perché farà esplodere e saltare in aria quello che molti libri affermano riguardo hanno affermato riguardo a Paolo fino ad ora e ci saranno tantissime ramificazioni. Let's look back at the handout. Ritorniamo al foglio. To show you the negative way then in which Paul has been portrayed. Per dimostrarvi il modo negativo nel quale Paolo è stato protratto. Let's just look again and do 3, 1, 3, 2, 3, 3. Leggiamo i punti 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Go ahead, sì. Nonostante l'intenzione di Lutero fosse quella di supportare e rafforzare la laicità nel tradurre Ecclesis con la parola Beruf, fu una mossa ardita che ha dato come risultato una radicale domesticazione e distorsione dell'intenzione storica di Paolo, includendo l'idea che gli scritti di Paolo dessero supporto divino al sistema delle classi sociali tedesche. Per esempio, nel 1929 Albert Schweitzer sostenne una teoria dello status quo in 7:20-21. Se perciò uno schiavo fosse diventato un credente, non avrebbe dovuto, sulla base di questa teoria, mai accettare la libertà se gli fosse successivamente offerta. Tuttavia il fatto rimane. Le traduzioni Platz, Stand, Beruf, condition, situation, social state e condizione non hanno alcun supporto da nessuno degli usi antichi del termine greco klesis.
I will not take you through all the ancient texts that support that statement tonight. Non voglio affrontare con voi questa sera lo studio di tutti I testi antichi, però voglio che rimaniate con me nell'argomento. But if anybody here wants to have an article, I have it both in English and in German, I'll be glad to send it later. Se però qualcuno di voi sarebbe interessato ad avere questo articolo o in inglese o in tedesco, sarei più che contento a darvelo dopo, chiedetemelo. But let me tell you a story about how important for many people the Bible is for the maintenance of the status quo. Permettetemi però di raccontarvi una storia che ci farà capire quanto importante la Bibbia sia riguardo alla situazione di mantenere lo status quo. Especially the way in which people already have power. Soprattutto per quelle persone che hanno già un ruolo di potere. They love to read this passage to the people who don't. E loro amano leggere questo passo di scrittura alle persone che non hanno potere. I'll tell you a little story. E vi racconto questa storia. A number of years ago, when I was teaching in Tübingen. Un po' d'anni fa, mentre insegnavo a Tübingen. A young scholar whom I had met by telephone. Uno studioso giovane che ho conosciuto per telefono. Had come to Tübingen to help celebrate the 500th anniversary of the university. Era venuto a Tübingen per aiutare con le celebrazioni del 500enario dell'università. I had just been contacted a month before about writing a book on Paul and slavery. Ero stato in contatto con lui da qualche mese prima riguardo alla possibilità di scrivere un libro su Paolo e la schiavitù. Not a technical book, but a book for everybody. Non un libro tecnico, ma un libro per tutti. I knew from being in the German classroom if I could not get past 720, everyone should stay in their condition, in their beruf. Sapevo bene dalle mie esperienze insegnando nelle classi che se potevo say the second part again, if you could stay in 720, what? If I couldn't get past this, everyone should stay in their beruf, that it is 721. If I couldn't get past that. Che se non riuscivo ad andare oltre quella che era la concezione di tutti di Beruf nel versetto che abbiamo visto, then all the things I had to say about slavery in the next verse, they wouldn't even hear it. Tutto quello che poi avevo da dire loro riguardo alla schiavitù e che viene nei versetti seguenti, loro non sarebbero stati nemmeno disposti ad ascoltarlo. So I turned to my German colleague. Quindi mi sono rivolto al mio collega tedesco. He said, I need a German writer to help me. Ho bisogno di uno scrittore tedesco che sia disposto ad aiutarmi. A social historian. Uno storico sociale. Or a historian of ideas. O uno storico della ideologia. Or anyone who has thought about the relationship between this mistranslation and German social structure. O chiunque che si sia soffermato a capire e cercare di capire la relazione tra questo errore di interpretazione e la struttura sociale. Because this verse becomes the mistranslation of this verse becomes key to the Augsburg Confession, which is at the beginning, at the center of Lutheranism. Perché questa, la cattiva interpretazione di questo passo diventa cruciale per la confessione di Augsburg, che è stata così fondamentale nello sviluppo della vita di Lutero. And suddenly, e tutto ad un tratto, this young man, my own age, questo giovanotto, he had your same age, in my same age, aveva yeah, la mia stessa età, so a young man, yeah, un giovane. He has his warning finger under my face. Aveva il suo indice che mi diceva di stare attento proprio in faccia. Some of you know Germans like to do warning fingers. Alcuni di voi sanno che ai tedeschi piace fare questo gesto, no? But he said to me. Ma lui mi disse. Herr Bacci, be careful, be careful. Passen Sie auf, passen Sie auf. Stai attento. Hitler was also against the Stasi ethic. He was against what? This morality. Uh-huh. Anche Hitler era contrario a questa moralità. And I was rocked back on my heels. Mi ha preso un po' la sprovvista, mi ha fatto andare un po' indietro. Suddenly I'm a scholar who's trying to clear up a very important question about the relationship between the Bible and society. Sono uno studioso che sta cercando di chiarire, di spiegare il giusto rapporto tra la Bibbia e la società. And he throws me into the same bed with Hitler. E mi butta nello stesso letto con Hitler. That's how deep it is in that culture.
Ecco, questo ci fa capire quanto questo problema sia radicato in quella cultura. That's why I have been assured that when my article is published in November, ecco it's perché, like a bomb going ecco perché mi hanno assicurato che quando il mio articolo verrà pubblicato a novembre sarà come una vera e propria bomba. Now, to be sure, there are New Testament scholars in Germany who already agree with me. Ci sono studiosi del Nuovo Testamento in Germania che sono d'accordo con me. But we'll have to see what the church people say. Ma dovremo vedere quello che diranno le persone, i membri delle chiese. Okay, so Luther, in short, and I never wrote that book. Non ho mai scritto quel libro alla fine. I thought, you know, I needed the help, I didn't have the help. Avevo bisogno d'aiuto, ma nessuno è stato disposto a darlo. Somebody would read the book and say, oh, that was just another American. Qualcuno avrebbe letto il libro e avrebbe detto, si tratta di un altro americano. Even though I was a guest professor in the university, I was just another American. Anche se ero un professore dell'università, non contava. Okay, so, what would be a good way, in context, to translate the verses 7:20 and 7:21? Quale sarebbe allora un buon modo nel contesto di tradurre il versetto 20 e il versetto 21? So go ahead, it's right here. Go ahead and read this. Leggiamo il punto numero 4. Cosa Paolo ha effettivamente scritto? Just the first paragraph. Just the first paragraph. Okay. Una buona traduzione italiana sensibile al contesto sarebbe: ciascuno rimanga nella chiamata in Cristo in cui è stato chiamato. Eri schiavo quando sei stato chiamato? Non preoccupartene. Ma se in realtà sei stato liberato, sicuramente come libero, donna, vivi secondo la chiamata di Dio e la tua nuova identità. Ok, let's see where I want to go now. What Paul is trying to say to these people. Quello che Paolo sta cercando di dire ai Corinzi, a questa gente. No matter what happens to you. Al di là di quello che ti può accadere. The most important thing about you. La cosa più importante riguardo a te. Is your new identity in Christ. È la tua nuova identità in Cristo. Once you agree that that is what Paul is trying to say. Una volta che si riesce ad essere d'accordo che questo è quello che Paolo sta cercando di dire, in this chapter, 1 Corinthians 7, in questo, nel contesto di questo capitolo, 1 Corinzi 7, everything else makes much more sense. Tutto il resto ha più senso, ha significato. Contesto. Contesto, come ieri sera, contesto. For in the beginning he talks about changes that are taking place in people's lives. All'inizio parla dei cambiamenti che avvengono nella vita delle persone, all'inizio del capitolo 7. Even when it doesn't always agree with his first choice. Anche quando non si tratta di essere d'accordo con quella che magari era stata la sua prima scelta. For example, ad esempio, in verses 2 through 6, versetti da 2 a 6, he strongly encourages an equal marriage. Incoraggia fortemente un matrimonio equo and a fully sexual marriage, e un matrimonio pienamente sessuale, even though his personal preference is to be single, to be a missionary. Anche se la sua preferenza personale era di rimanere single per poter svolgere al meglio la sua opera missionaria. Later in the chapter he recommends unmarried people. Più in là nel capitolo incoraggia le persone non sposate who have strong feelings, che hanno dei sentimenti forti, they should marry, che si dovrebbero sposare. And he insists it is no sin to marry. E dice non è peccato sposarsi. Even though he personally wishes that there were more people that didn't marry so they could be with him traveling as missionaries. Anche se lui personalmente avrebbe preferito che ci fossero state più persone come lui disposte a non sposarsi per viaggiare con lui e darsi all'opera del Signore. He then encourages a woman who has left her husband. Poi incoraggia una donna che ha lasciato suo marito to stay unmarried, di rimanere non sposata or to go back to her husband, o di ritornare da suo marito. Now, probably as a sister in Christ, probabilmente in qualità di sorella in Cristo, for the first time in her life, per la prima volta nella sua vita, she had a place to go. Aveva un posto in cui andare. She could go into another Christian family. Poteva andare in un'altra famiglia cristiana.
Probably she left her husband because he was an abusive husband. Forse aveva lasciato, probabilmente aveva lasciato il marito perché abusava di lei. But before the Christian community existed, she had no other option. Ma prima che la comunità cristiana venisse ad esistere, lei non avrebbe avuto nessun'altra opzione. If she went back to her father, that would be very shameful. Se fosse ritornata da suo padre, sarebbe stato molto disonorevole. Okay. So she stayed with him until she had a chance to escape. Quindi è rimasta con il marito finché non ha avuto la possibilità di andare via, di scappare via. And because she had a new identity. E siccome aveva ora una nuova identità, as a sorella in Cristo, come sorella in Cristo, so she already was a part of, could be a part of another family. Adesso sì che poteva far parte di un'altra famiglia. And even though Paul quotes Jesus in saying that Christians should not separate, should not divorce. E sebbene Paolo citi Gesù dicendo che i cristiani non dovrebbero separarsi, non dovrebbero divorziare. He speaks a compassionate pastoral role and says. Parla in un ruolo compassionevole, pastorale, dicendo. If the partner doesn't want to stay. Se il partner non vuole rimanere insieme. You let him go. Lasciateli andare. Because God has called you to peace. Perché Dio vi ha chiamato alla pace. When we come down then into 17 through 24. Quando poi scendiamo più in giù nel capitolo, nei versetti da 17 a 24. Which I came to understand. Il quale sono arrivato a capire, a comprendere. Is Paul's use of illustrations. È la parte del capitolo che ha a che fare con l'utilizzo di Paolo di illustrazioni. Of what he wants to say about the relationships of men and women. Di quello che lui vuole davvero dire riguardo al rapporto tra uomini e donne. Apparently in the Corinthian congregation questions about the relationship of men and women were very very big. Sembra che nella comunità di Corinto il rapporto, la relazione tra uomini e donne era un problema molto molto grosso. So he stops in the middle. Quindi si ferma nel mezzo del capitolo. Of his argument. Della sua argomentazione. To give an illustration. Per dare un'illustrazione, dare un esempio. In fact, he gives two illustrations. Infatti ne dà due. One having to do with circumcision. Uno che ha a che fare con la circoncisione. And one having to do with slavery. E uno che ha a che fare con la schiavitù. Now, why do you think that it occurred to Paul to use slavery and circumcision to illustrate what he wanted to say about the relationship between men and women? Perché mai, secondo voi, Paolo decise di usare due illustrazioni che avevano a che fare con la circoncisione e con la schiavitù per cercare di spiegare quello che lui voleva dire riguardo al rapporto tra uomini e donne? Galatians 3:28. Galati 3:28. Can you repeat that? Yeah. By heart? Leggiamolo di nuovo. Neither Jew nor Greek. Mm-hmm. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Yeah, and this is in the context of baptism. Questo è nel contesto del battesimo. Mm-hmm. This is a new identity. Nel contesto della nuova identità in Cristo. So he still has the idea of the new identity in Christ in his head. Quindi ha ancora questa idea della nuova identità in Cristo in mente. And he continues on down. Now he says, "Now wait a moment." E continua nella sua argomentazione dicendo aspettate un attimo. If you think that God would love you more, se voi pensate che Dio vi amerà di più if you became circumcised, se facendovi la circoncisione, you don't understand yet what it means to be in Christ. Non avete allora capito cosa significa essere in Cristo. And if you think that trying to undo circumcision. E se cercate di e se pensate che disfarsi della circoncisione. If you think that would help your public appearance. Se credete che quello darà un aiuto alla vostra apparenza pubblica, because aspetto esteriore. When the men went to the palestra, they often were not wearing any clothes. Perché di solito a quei tempi quando gli uomini ad esempio andavano in palestra non indossavano nessun vestito addosso. So it would be very quickly obvious whether or not you were circumcised or not. Quindi diventava molto ovvio se un uomo era circonciso o meno. And this is not just a rhetorical example. E questo non è semplicemente un esempio retorico.
There were physicians in the first century. C'erano dottori nel primo secolo. Who specialized in an operation. Che erano specializzati in una operazione. It was called epispasm. Era chiamato epispasmo. Yeah. In which they would take whatever of the foreskin was left. Which they would take, whatever was left over from the circumcision if they had been circumcised as babies. I quali prendevano qualsiasi cosa fosse rimasta dopo la circoncisione da bambini. And they would try to stretch it. E cercavano di allungarlo per. Very painful. Molto doloroso. The people who were doing that had a very severe identity problem. E le persone che erano succubi di questa cosa avevano dei problemi di identità molto ma molto grossi. But some people did it. Eppure alcune persone lo fecero comunque. There were physicians who specialized in it. C'erano dottori che erano specializzati in questo tipo di intervento. Paul says, that's not gonna help you. Paolo dice, disfarsi della circoncisione non vi aiuterà. Neither circumcision. No, non lo farà la circoncisione. Or trying to get rid of it is going to help you. O cercare di sbarazzarsi della circoncisione. Because your new identity. Perché la vostra nuova identità è in Cristo. So the next example he brings. Quindi, again, il prossimo esempio che poi ci porta. Again, thinking Galatians 3:28. Vediamo di nuovo Galati 3:28 e esatto. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. And maybe it would be fun for these people to know. E forse è divertente che voi sappiate. I was the first scholar ever to make a connection between 3:28 and chapter 7. E che sono stato il primo studioso nel mondo del Nuovo Testamento a mettere insieme, a collegare insieme Galati 3:28 con 1 Corinzi 7. And I don't say that to call attention to myself. E non lo faccio per attirare l'attenzione su di me. But to say the scholarship goes forward. Ma per dire che lo studio del Nuovo Testamento continua ad andare avanti. By asking new questions. Attraverso il porsi nuove domande. I wanted to know. Io volevo sapere. Why did he bring those examples? Perché mai Paolo portò nel mezzo del capitolo 7 di Primo Corinzi quei due esempi? When it's clear when verse 25 through verse 40, the rest of the chapter. Quando il resto del capitolo dal versetto 25 fino al versetto 40. It's talking about men and women. Parla di uomini e donne. Yeah. All right. What else do I want to say there? Cos'altro voglio dire? Do any of you actually have the Greek Testaments with you tonight? C'è nessuno di voi che ha il Nuovo Testamento greco con voi? He has one. Okay. Well, let's try this. Take a look at the Italian and I'll try to help. Proviamo questo. Date un'occhiata al testo italiano e io cercherò di darvi una mano. Let's go back to verse 17 of chapter 7. Ritorniamo a 1 Corinzi 7, verso 17. I need to get my Italian one out too. Do you want me to read it? Yeah, go ahead. Just verse 17? Yeah, verse 17. Okay, solo il versetto 17. Del resto ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordino in tutte le chiese. So, when Paul says, così ordino in tutte le chiese, it shows it's really important. Quindi quando Paolo afferma così ordino in tutte le chiese ci fa capire che quello che sta dicendo è davvero molto importante. So what is it that's really important? Quindi cos'è che è davvero molto importante? First of all, the word condizione here is translating a Greek word imerism. Quindi la parola condizione qui traduce una parola greca, a Greek word what? Imerism. Imerism. Emerison, yeah. La parola greca sta dicendo, pardon, I wasn't understanding. Pardon my pronunciation, I'm sorry. Emerison. And he talks then about the Greek, the Italian is assegnatali, right? Assegnatagli. L'italiano dice assegnatagli. Okay, so what is it that has been assigned by the Lord? Quindi cos'è che ci è stato assegnato dal Signore? It is not your social condition. Non è la nostra condizione sociale. It is the same thing as we read about in later on in chapter 12. It is the gifts that you have been given. Ed è la stessa cosa di cui poi leggiamo più in là al capitolo 12, ossia i doni che ci sono stati dati. And people have different gifts. E
la gente ha, ognuno di noi ha doni diversi. And you're supposed to stay with those, of course, and use them for Christ. E dobbiamo avere quei doni e utilizzarli per Cristo. He turns then to a new topic. Poi rivolge l'attenzione ad un nuovo argomento. When he talks about then trovare quando del Deo chiamo. It's right there in 17. Mm-hmm. E poi sempre nel versetto 17 the parla di chiamo. Quando dice nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. And here is my argument. E qui c'è quello che io asserisco. I used to think that those two words were synonyms. Prima pensavo che quelle due parole erano sinonimi. But not anymore. Ma ora non lo penso più. I think that the first word, emerison, la prima parola, emerison, nel greco, is talking about the charismata, the gifts. Sta parlando dei doni spirituali, dei carismata. That's what God distributes, different gifts. Questo è quello che Dio distribuisce, distribuisce dei doni differenti. But when he's talking about the chiamo, ma quando parla di chiamò, chiamata, this is the calling of God in Christ. This is the new identity. Questa è la chiamata di Dio in Cristo. Questa è la nostra nuova identità. And the benefit to what I'm teaching now, e il beneficio di quello che sto cercando di insegnare, is the old way was to say that they were meant the same and reinforcing staying in your social condition. La vecchia prospettiva identificavano questi due termini allo stesso modo e per enfatizzare, per rinforzare l'importanza di rimanere nella nostra condizione. Okay, we have time. We're going to take questions in about 10 minutes. Tra circa 10 minuti vi darò la possibilità di fare delle domande. But let's think together about the one case of actual slavery and where we know the person's name. Ma parliamo per un attimo dell'unico caso nel Nuovo Testamento di schiavitù in cui addirittura lo schiavo viene chiamato per nome. His name was Onesimus. Il suo nome era Onesimo. Onesimus is a very good name if you happen to be a slave. E Onesimo era un ottimo nome se per caso eravate degli schiavi. It means the useful one. Perché significa letteralmente colui che è utile. The new scholarship, I nuovi studiosi, does not regard Onesimus as a runaway slave. Non considera Onesimo uno schiavo che scappò via. The old scholarship, gli studiosi della vecchia scholarship said he was a runaway slave. Affermano che lui era uno schiavo che era scappato via. And that the reason Paul sent Onesimus back to his owner Philemon. E l'unico motivo per cui Paolo rimandò Onesimo dal suo proprietario, dal suo padrone Filemone, because Paul thought it was important to obey the Roman law. E loro affermano è perché Paolo riteneva importante che gli schiavi ubbidissero ai loro padroni. And then scholars would cite Romans 13. E loro questi studiosi poi citavano passi come Romani 13, verses 1 through 7. Versetti da 1 a 7. When Paul says that you should pay your taxes. Dove Paolo dice che dovremmo pagare le nostre tasse. You know, that's basically what he's saying. Questo è quello che lui sta dicendo. And of course, it was always very nice for the people who were the social elite. Questo era molto bello per quelle persone che si trovavano in un stato sociale elitario. To tell everybody else. Per dire a quelli che si trovavano sotto di loro. That even Paul obeyed the law. Che anche Paolo ubbidì. The Roman law. Anche Paolo era ubbidiente alla legge romana. That's right. So if Paul obeyed the Roman law, you should obey our law, right? Quindi se Paolo ubbidiva alla legge romana, allora tu dovresti ubbidire alla nostra legge. But that's not the way it worked. Ma questo non è in realtà il modo in cui funziona. And here's where contesto is so important. E questa è la situazione in cui il discorso del contesto è davvero molto importante. If Onesimus had been a runaway. Se Onesimo fosse stato davvero uno schiavo che era scappato via, he would have been picked up by the authorities. Sarebbe stato preso dalle autorità. And there were even people, bounty hunters, that had their job to hunt for slaves. E c'erano anche dei cacciatori di taglie il cui scopo era proprio andare in giro per raccogliere gli schiavi, catturare gli schiavi che erano scappati via. And they would have put him in some holding tank. L'avrebbero messo in una sorta di contenitore, una specie di cella. Yeah, so they would restrain him until the next morning. L'avrebbero messo in catene, l'avrebbero ammanettato fino alla mattina dopo. And send him straight back to his owner. E l'avrebbero rimandato immediatamente dal suo padrone.
There is no chance that he would have been put in the same prison with Paul, a Roman citizen. No way. Non c'è nessuna possibilità che Onesimo sarebbe stato messo nella stessa prigione insieme a Paolo, che era cittadino romano. So too many scholars and too many preachers have imagined that Paul and Onesimus got to know each other because they were in prison together. Quindi troppi studiosi e troppi predicatori hanno immaginato che l'incontro tra Paolo e Onesimo è accaduto nella stessa prigione. An entirely implausible situation. Una situazione completamente inverosimile. But as scholars then we still have to figure out how did Onesimus and Paul get to know each other. Ma come studiosi della Bibbia siamo ancora chiamati a domandarci come Paolo e Onesimo si sono incontrati e conosciuti. Because Onesimus was with Paul long enough perché to be converted. Sappiamo che Onesimo è rimasto abbastanza lungo con Paolo, tanto da essere da lui convertito. So here's probably what happened. Questo è quello che secondo me è probabilmente accaduto. And I say probably because scholars have to use their imagination. E dico probabilmente perché gli studiosi, noi studiosi dobbiamo usare l'immaginazione. As all historians have to do. Così come anche gli storici a volte devono fare. To try to imagine how it actually happened. Per cercare di comprendere come in realtà andarono le cose. So, the story. Quindi, the story, yeah, la storia. The story, that's right. Onesimus did something bad. Onesimo fece qualcosa di sbagliato. It's remarkable that Onesimus had not already become a Christian at home. Say that again. It's remarkable. It was remarkable that there, when he was home, that he hadn't already become a Christian. His owner was a Christian. Why hadn't he become a Christian? È ragguardevole il fatto che mentre si trovava a casa del suo padrone, Onesimo comunque non era già diventato un cristiano. Non era ancora un cristiano, nonostante il suo padrone lo fosse. It makes it clear that nobody can become a Christian for you. Ci viene reso chiaro che nessuno può diventare cristiano per noi. It probably was a bit of an embarrassing thing for Philemon, the owner, that Onesimus still had not become a Christian. E questo fattore era probabilmente qualcosa di cui Filemone si vergognava, cioè il fatto che il suo schiavo ancora non si fosse convertito. But as we all know, you have to become a Christian from your heart and your mind. Ma come tutti noi sappiamo, è una decisione che ci deve venire dal cuore, dalla mente, quello di diventare cristiani. Not because somebody is trying to force you. Non perché qualcuno cerca di imporlo su di noi. Okay. So, Onesimus has done something stupid. Onesimo ha fatto qualcosa di stupido. He thinks, how can I get out of trouble? E pensa, come faccio ad uscire fuori da questa situazione in cui mi sono messo? He says. Ha detto, ah. My owner thinks very highly of Paul of Tarsus. Il mio padrone ha un'alta stima di Paolo di Tarso. All the evidence is that Philemon, the owner, himself was converted by Paul's preaching. Tutta l'evidenza ci fa comprendere e capire che fu Paolo stesso a convertire Filemone. So he thinks, if I can go to Paul. Quindi Onesimo pensa, se solo riuscissi ad andare da Paolo. If I can find him, se solo riuscissi a trovarlo, I will tell him a story. Gli racconterò una storia. To try to get him to write to Philemon to forgive me. Per cercare di convincerlo di scrivere a Filemone affinché Filemone mi perdoni. So at first I think for Onesimus it was rather cynical. Credo che all'inizio per Onesimo forse è stata una situazione un po' cinica. He was not a Christian. Non era un cristiano. He was just trying to save his butt. Stava semplicemente cercando di salvarsi la vita, di salvare se stesso. Avete capito, no? You got it? No. Okay. Coprirsi le spalle, diciamo così. But the surprising thing that happened was. La cosa sorprendente che accadde. As he went to see Paul. È che quando lui andò a trovare Paolo. He found him. Lo trovò. Probably because he had heard in the house church meetings. Where Paul was. Probabilmente perché lui si recò ad un incontro di chiesa in casa in cui Paolo era presente. Some people think it was all the way to Rome. Alcuni pensano che si trovasse già a Roma. I don't think so. It probably was in Ephesus. Io non credo che sia questo il caso. Credo che l'incontro sia accaduto ad Efeso. Because the valley where Philemon lived. Perché la valle in cui Filemone viveva was only about 100 kilometers from Ephesus. Era solo a 100 chilometri circa da Efeso. But that's a small detail. That's not important. Ma questo è un dettaglio irrilevante.
If you were a Roman prisoner, you know, they didn't have any palestra, they didn't have any laundry, they didn't have any services. Se tu eri un cittadino romano, non c'era nessuna palestra, non c'era nessuna lavanderia, non c'era nessun tipo di servizio pubblico. You had to have friends to come and bring you food and wash your clothes and take se care eri, of you. You said Roman prisoner? Yeah, if you're a Roman prisoner. Scusate, se eri un prigioniero romano, dovevi avere gli amici che ti portavano il cibo, gli amici che ti portavano le cose di cui tu avevi bisogno. And that's how Onesimus got to Paul. E questo è esattamente il modo in cui Onesimo arrivò a Paolo. And then the big surprise, he becomes converted. E poi la grande sorpresa, Onesimo si converte. Now, what Paul could have done? Cosa avrebbe potuto fare Paolo? Was to say to Onesimus? Era forse dire ad Onesimo? I commission you as a missionary to Rome. Ti commissiono ad essere un missionario a Roma. And go. Vai. And then he could have written a letter. E poi avrebbe potuto scrivere una lettera to the owner Philemon, per mandarla al proprietario dello schiavo, a Filemone, and tell him, please send a letter of freedom, of manumission, e dirgli, per favore, scrivi una lettera in cui rilasci il tuo schiavo and surrender all your rights to Onesimus. E arrendi, metti da parte the rights no, no, just find the word. Sì, rinuncia ai tuoi diritti di proprietario. So why did he send Onesimus back to Philemon? Perché allora Paolo rimandò Onesimo indietro da Filemone? Because they had to face each other. Perché si dovevano vedere negli occhi faccia a faccia. In their new identities. Nelle loro nuove identità. He said to, he wrote to Philemon, you have to see this man, scrisse a Filemone, devi vedere quest'uomo, no longer as your slave, non più come il tuo schiavo, but as your brother, ma come tuo fratello. And he says he wants you to, he wants it even to be more than a brother. E disse io, like more than a brother, and I'll say what it means in a minute. E disse io vorrei addirittura che tu lo vedessi come più di un fratello. Which I do think means to set him free legally as well. Il quale credo significasse dal punto di vista legale che lo lasciasse andare libero. But the point I want to make now as I finish is, ma il punto che voglio cercare di enfatizzare nel concludere, Paul served the same God as revealed by Jesus. Paolo serviva lo stesso Dio rivelato da Gesù. And this God creates community. E questo Dio crea un senso di comunità. The Holy Spirit, lo Spirito Santo, is leaning on the shoulders of every Christian. Si appoggia sulle spalle di ogni cristiano. To incline them towards every other Christian. E ci fa avvicinare agli altri cristiani. No one can be a Christian by themselves. Nessuno può essere cristiano da solo. And Paul will go ahead. Then in chapter 12 to say that the health of the community. E Paolo poi va avanti nel capitolo 12 di Primo Corinzi per dire che la salute spirituale di una comunità, di una chiesa. By how well the person who has the least status in open society is treated. È misurata dal come colui che ha lo status sociale più basso è trattato all'interno della comunità. E questo è quello che stavo anche cercando di condividere ieri mattina durante la meditazione della cena. So, in 1 Corinthians 7, quindi in 1 Corinzi 7, Paul is saying, no matter what happens, Paolo dice, non importa quello che può accadere, some things you do yourself, some things happen to you. Alcune cose le fate voi da soli, altre cose vi capitano. The most important thing about you. Ma la cosa più importante per voi is that God loves you and you are now in Christ. È che Dio vi ama e che voi ora siete in Cristo. Never forget it. Non dimenticatelo mai. Okay.